Bendicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus te. I domenicani chiamati a difendere la dottrina e predicare il Vangelo compiono 800 anni e così, in occasione del loro giubileo, Papa Francesco li accoglie a braccia aperte sabato pomeriggio, celebrando una messa solenne nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Proprio qui, infatti, il 21 gennaio del 1217, Onorio III promulgò la bolla pontificia con cui veniva riconosciuto ufficialmente l'ordine fondato dallo spagnolo Domenico di Guzman. E quel drappello di uomini col saio e il crocefisso nei secoli è diventato una grande famiglia, che conta oltre 5.000 frati e 30.000 suore in tutto il mondo, impegnati nella missione, ma anche, come recita la regola, nella preghiera, nello studio e nella contemplazione. Nell'omelia il Papa rivolge loro parole di grande ammirazione e incoraggiamento, ma li mette in guardia anche dalla difficoltà di evangelizzare lì dove prevale il carnevale della curiosità mondana, che vuol dire, spiega il pontefice, restare fedeli al Signore, resistere alle ideologie e alle correnti, esortando e vigilando in mezzo a contesti dove la gente cerca invece nuovi maestri, favole che sappiano sedurre e che nulla hanno a che vedere con Gesù Cristo. La tendenza alla ricerca di novità propria dell'essere umano trova l'ambiente ideale nella società dell'apparire, nel consumo, in cui spesso si riciclano cose vecchie, ma l'importante è farle apparire come nuove, attraenti, accattivanti. Anche la verità è truccata. Ci muoviamo nella cosiddetta società liquida, senza punti fissi, scardinata, sbulanata, prima di riferimenti solidi e stabili. Nella cultura dell'effimero, delusa e getta. Ma c'è uno scenario opposto a questo carnevale mondano che il Papa indica citando il Vangelo di Matteo. È la glorificazione del Padre che è nei cieli. Questa, spiega Francesco, è la vera festa fatta di opere buone di coloro che, seguendo Gesù, sono diventati sale e luce e sanno suscitare in chi li osserva meraviglia e stupore. Questa è la vera scossa che serve al mondo di oggi. Guai dunque, ammonisce il Papa, alla Chiesa o ad un consacrato o ad una congregazione che perda il sapore. Oggi noi rendiamo gloria al Padre per l'opera che San Domenico, pieno della luce e del sale di Cristo, ha compiuto 800 anni or sono. Un'opera al servizio del Vangelo, predicato con la parola e con la vita. Un'opera che con la grazia dello Spirito Santo ha fatto sì che tanti uomini e donne siano stati aiutati a non disperdersi in mezzo al carnevale della curiosità mondana, ma invece abbiano sentito il gusto della sana dottrina, il gusto del Vangelo, e siano diventati a loro volta luce e sale, artigiani di opere buone. A chiusura della celebrazione, la grande famiglia dei frati predicatori, per bocca del maestro dell'ordine, Fra Bruno Cadoré, rinnova al Papa l'impegno a ricercare l'autenticità dell'annuncio evangelico, procedendo in questo mondo come su di una terra santa per rispondere al grande bisogno di liberazione e tenerezza.